travolto dal trattore, tragedia ad Alcamo, a perdere la vita un uomo di 50 anni. Più controlli contro i sequestri, la vicenda del peschereccio Airone è finita a Bruxelles. La richiesta è stata avanzata dal presidente del distretto della pesca, Giovanni Tumbiolo. Gli ericini sono i più ricchi, i cittadini dell'antico borgo medievale sono risultati più ricchi in provincia nella classifica stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Simona Azzori è ispirazione. Ieri sul palcoscenico del teatro Ariston di Trapani è andato in scena lo spettacolo della nota artista. Alla ricerca di punti, il Trapani, impegnato sabato nella sfida contro lo Spezia, cercherà di migliorare il proprio rendimento esterno per ottenere al più presto punti salvezza. Nella seconda edizione del nostro notiziario apriremo con un maxi sequestro disposto dalla procura di Marsala nei confronti di un notissimo imprenditore del settore alberghiero della ristorazione. A Michele Licata, titolare del Baglio Basile e del Delfino Beach, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza beni e immobili per circa 13 milioni di euro. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Livia e Calabria. Abitare il tempo è a Trapani, via Libica 12, Palazzo Bulotta. Apriamo con la cronaca. Un agricoltore alcamese è morto travolto dal suo trattore. Un agricoltore, Giovanni Cicirello, di 50 anni, è morto mentre stava lavorando in un appezzamento di terreno incontrato a parti piccolo nel territorio fra Alcamo e Camporeale. L'uomo, residente ad Alcamo, è stato travolto dal suo trattore. Scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma per la vittima ormai non c'era più nulla da fare. Probabilmente l'agricoltore, colto da malore, è finito sotto la fresatrice del mezzo che stava guidando. Sposato, padre di 3 figli, di cui uno di appena 7 anni, Giovanni Cicirello abitava nel quartiere Santa Lucia. La dinamica di quanto accaduto adesso è al vaglio dei militari dell'Arma, chiamati a far luce sulla vicenda. Hanno avuto anche un'appendice trapanese i controlli eseguiti dai carabinieri del NAS, che hanno denunciato 23 macellai, nonché il direttore commerciale ed il legale rappresentante di un deposito di carne all'ingrosso di Palermo. Gli indagati avrebbero aggiunto nella carne in vendita solfiti e nitrati per alterarne la qualità. Controlli sono stati eseguiti a Palermo, ad Agrigento, in 3 macellerie dell'Agro Ericino e una di Alcamo. Complessivamente sono state sequestrate 4 tonnellate di carni refrigerate e congelate. Con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Marsala hanno arrestato Antonino Bertolino, di 40 anni, ora ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. La vicenda del peschereccio mazzarese sfuggito ad un tentativo di sequestro è approdata a Bruxelles. Incontro a Bruxelles fra il sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giuseppe Castiglione, il presidente del distretto produttivo della pesca, Giovanni Tumbiolo, il direttore generale della pesca del Ministero, Riccardo Rigillo, con il commissario dell'Unione Europea alla pesca e politiche marittime, Carmen Uvella, per affrontare la vicenda dei sequestri dei pescherecci siciliani in acque internazionali. Nel corso dell'incontro si è parlato della recente vicenda del tentato sequestro del peschereccio mazzarese Airone da parte di un rimorchiatore libico con a bordo uomini armati. Tumbiolo ha ribadito la necessità di un pattugliamento da parte di unità militari italiane delle acque internazionali antistanti la Libia. Il sottosegretario Giuseppe Castiglione ha invece invitato il commissario europeo alla pesca a Mazara del Vallo per incontrare la marineria siciliana. Il commissario Vella ha accettato altresì l'invito a partecipare a Blue Sea Land, l'Expo dei distretti delle eccellenze agroalimentari del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, la cui 4ª edizione si svolgerà dall'8 all'11 ottobre. Il deputato regionale, l'onorevole Nino Oddo, ha presentato una serie di emendamenti alla legge finanziaria della regione riguardanti il polo universitario di Trapani, il settore marmifero, il corpo forestale, l'edilizia residenziale agevolata e convenzionata. L'emendamento riguardante il Consorzio Universitario Trapanese punta a garantire il proseguo dell'attività dello stesso, assicurando le risorse economiche necessarie. Per l'onorevole Ninoddo bisogna dunque rivedere il quadro normativo per assicurare il futuro dell'Università a Trapani.
Facendosi portavoce delle istanze degli operatori del settore marmifero di Custonaci, il parlamentare trapanese ha poi presentato un emendamento volto alla riduzione del canone di pagamento annuale per l'estrazione del materiale lapidio. Il deputato regionale ha inoltre presentato un terzo emendamento che punta a salvaguardare il patrimonio boschivo siciliano, troppo spesso devastato dagli incendi estivi. Al fine di migliorare l'efficienza del servizio antincendio boschivo e le esigenze della collettività, si legge nel documento, il personale a tempo indeterminato impegnato in tale attività viene direttamente gestito dal comando del Corpo Forestale con proprio esercizio finanziario. E con un altro emendamento vengono poste alcune questioni normative volte a rivedere l'organizzazione del Corpo Forestale della Regione e a rendere più efficiente il servizio utilizzando al meglio le sue risorse. L'onorevole Ninoddo ha inoltre presentato un emendamento per favorire, contenendo altresì i costi, gli interventi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata e limitatamente a quelli già ammessi a finanziamento. Un ultimo emendamento punta invece per incrementare di 300.000 euro per l'anno 2015 la dotazione finanziaria dell'Istituto Superiore di Giornalismo. La Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale di Erice ha presentato la proposta di modifica al regolamento di arredo e decoro urbano per il borgo medievale della Vetta. Nel nuovo regolamento i consiglieri che fanno parte della Commissione hanno cercato di dare seguito alle istanze di numerosi commercianti ed artigiani ericini che hanno incontrato difficoltà nel rispettare le nuove disposizioni ritenute restrittive per quel che riguarda l'esposizione della merce all'esterno rischiando sanzioni pecuniarie. La proposta sarà discussa in Consiglio Comunale entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione. Secondo la classifica stilata dal Sole 24 Ore, la città più ricca della provincia di Trapani è Erice. Il dato arriva da un'elaborazione fatta da Il Sole 24 Ore su statistiche fiscali del 2014, in base a quanto dichiarato nell'ultimo anno dai cittadini della provincia. I cittadini dei 24 comuni in media per l'anno 2013 hanno dichiarato un reddito annuo di poco più di 13.000 euro. In vetta alla classifica troviamo gli ericini, che in media hanno dichiarato un reddito di oltre 17.000 euro. Segue Trapani con 16.300, subito dopo in graduatorie comuni di Paceco e Valderice, entrambe con circa 14.500 euro. Sorprende che due fra i comuni storicamente più ricchi del territorio, Marsale e Mazara del Vallo, figurino soltanto in decima e undicesima posizione, con una media circa di 13.500 euro annui. Molto probabilmente la loro ricchezza, basata negli anni su due settori cardine come agricoltura e pesca, ormai da un decennio in crisi, abbiano influito non poco sul benessere dei loro cittadini. Questo a favore di una parte di territorio, quale l'Agroericino, che certamente ha trainato la locomotiva del PIL in provincia, grazie all'esponenziale crescita del settore turistico dettato nel circondario dallo scalo aeroportuale di Birgi. Stabili invece due comuni a forte caratterizzazione turistica, quali San Vito Lo Capo e Favignana, che riescono con una stagionalizzazione semestrale a confermarsi fra i primi posti della graduatoria. Nelle ultime posizioni troviamo tre fra i più piccoli comuni della provincia. Sugli 11.000 euro la dichiarazione dei redditi dei cittadini dei comuni di Campobello di Mazara, Vita e Fanalino di Coda, Petrosino. Chiudiamo con una curiosità. In Sicilia, il comune che si è attestato primo nella classifica stilata dal prestigioso quotidiano finanziario è quello di San Gregorio, in provincia di Catania, che con i suoi circa 11.000 abitanti presenta un reddito annuo di oltre 24.000 euro. La nuova PAC tra sostenibilità ed innovazione, gli impatti sui territori rurali e le novità nel comparto vitivinicolo. È il tema dell'incontro che si svolgerà domani mattina a partire dalle 9.30 presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Trapani. L'iniziativa è promossa dalla Coldiretti. Il seminario si aprirà con i saluti del presidente della Coldiretti Vincenzo Cruciata ed è prevista anche la partecipazione dell'assessore regionale all'agricoltura Nino Caleca. Invece questa mattina a Valderice, nel giardino della scuola Falcone, si è tenuta una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale in occasione del 70° anniversario della liberazione. Nel corso dell'iniziativa è stata scoperta una lapide collocata nel giardino della scuola Falcone in occasione del 70° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo.
La manifestazione di questa mattina, a cui hanno partecipato gli alunni dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice, è stata organizzata dall'amministrazione comunale di Valderice assieme all'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Noi abbiamo intitolato la piazza principale più significativa del paese a Sandro Pertini, non per celebrare la vittoria di una parte sull'altra, ma perché comunque è intitolata a persone, così come questa piazza, che ci hanno dato dei valori che sono patrimonio di tutti, sono patrimonio dei liberali, dei socialisti, dei comunisti e di tutti coloro che hanno lottato per la libertà. C'è una storia che è stata sottovalutata e che è anche misconosciuta. Il valore della manifestazione di oggi è quella di riconoscere che c'è questa storia. Ed è una storia di libertà e di democrazia. L'ANPI vuole proprio ricordare questo, lo ricorda ai bambini ma lo ricorda anche agli adulti, a tutta la società civile e lo ricorda in un momento nel quale la democrazia è in pericolo, i valori costituzionali sono in pericolo. Questo è il compito che abbiamo come ANPI e per questo noi ringraziamo il Comune di Valderice che ha voluto ricordare il pezzo più importante della nostra storia d'Italia. Il ceppo donato dalla ditta Oro Marmi di Valderice è dedicato ai martiri valdericini della Resistenza per ricordare il loro eroico contributo. Siamo onorati nell'aver omaggiato questa statua in marmo a tutta quanta l'amministrazione comunale e nel ricordo di questo giorno importante della storia italiana, la lotta alla Resistenza. Prenderanno il via domani mattina alle 10 con la visita di alcune scolaresche alla Biblioteca Civica di Erice le iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Erice per celebrare la Giornata Mondiale del Libro che si celebra ogni 23 di aprile. Venerdì a partire dalle 18 fino alle 20 in Vicolo San Rocco i giovani dell'Associazione Il Baiuolo di Erice daranno vita ad una mini maratona di letture tratte anche da autori legati alla storia e alla cultura di Erice. Invece si è tenuto questa mattina al centro polifunzionale Peppino Impastato di Erice un incontro con i bambini delle scuole primarie dedicato alla giornata della terra. Un incontro per riflettere sull'importanza del rispetto della nostra terra. Oggi in tutto il mondo si celebra l'Earth Day. Su proposta dell'ANTER, associazione impegnata nella divulgazione del concetto di risparmio energetico e della conoscenza delle fonti di energia rinnovabile, il Comune di Erice ha invitato le terze classi delle scuole primarie, alla presenza anche del presidente UNESCO di Trapani, l'ingegner Vito Garitta, e del delegato dell'UNICEF, Francesco Tarantino. Un incontro con la finalità di promozione tra i giovani del territorio e una seria riflessione per valutare assieme le problematiche del pianeta Terra, quali gli inquinamenti di aria, acqua e suolo e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Abbiamo ascoltato il vice sindaco di Erice, Daniela Toscano. Oggi in tutto il mondo si celebra appunto la giornata mondiale della terra istituita alle Nazioni Unite, ma è anche un momento educativo ed informativo. Noi appunto affidiamo alle nuove generazioni la possibilità ultima che ci rimane di costruire un mondo che rispetti l'ambiente che ci circonda e la natura di cui noi facciamo parte e quindi sensibilizzare i nostri ragazzi al rispetto dell'ambiente, al fatto che le risorse naturali non sono illimitate e che dovremmo trovare e impegnarci tutti a trovare soluzioni alternative, ad iniziare diciamo, anche dai piccoli gesti quotidiani. L'iniziativa parte anche su proposta dell'ANTER, rappresentata dal signor Leonardo Giacalone, che ha già fatto presso le scuole questi momenti di sensibilizzazione. Quindi è grazie a lui che abbiamo potuto promuovere sul territorio questa iniziativa. L'ambasciatore di ANTER, Leonardo Giacalone, ci parla dell'importanza del rispetto dell'ambiente. I ragazzi sono veramente straordinari, già mi hanno fatto perdere pure la voce e sì, quello che noi facciamo con l'associazione ANTER è quello proprio di divulgare sul territorio sia locale ma anche a livello nazionale il rispetto alla cultura dell'ambiente ma soprattutto sulle energie rinnovabili, quindi l'utilizzo delle energie rinnovabili. E c'è veramente tanto da fare sempre sia sul nostro territorio che sul territorio nazionale e anche globale in virtù del fatto che la giornata dell'Earth Day è proprio a livello mondiale. Quindi le ambizioni per quanto riguarda l'associazione sono veramente altissime. Abbiamo avuto infatti un riconoscimento il 17 di novembre dello scorso anno dal Senato, quindi c'è stata la vicepresidente del Senato Linda Lanzillotta che si è congratulata con noi per questo progetto che portiamo in tutte le scuole.
Volge al termine la rassegna Mezz'ora in musica prima dell'aperitivo, la miniserie di concerti brevi curata dall'Associazione Amici della Musica di Trapani e inserita nel cartellone palcoscenici di primavera dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 19 alla Chiesa di Sant'Alberto in via Garibaldi a Trapani, ad esibirsi il pianista romano Cristiano Grifone, che porterà in scena un recital per sola mano sinistra. Invece si è tenuto ieri sera al Teatro Ariston di Trapani lo spettacolo di Simona Azzori, ballerina senza braccia e pittrice, organizzato da Banca Mediolanum e dall'associazione Solidalmente. Eleganza, classe, energia, voglia di esprimersi. Questa e non solo è stata Simona Azzori, che si è esibita ieri sera assieme a due ballerini della Scala in uno spettacolo denso di emozione. Intanto sono molto felice di essere a Trapani e vedrete uno spettacolo di danza con i miei ragazzi, che sono dei professionisti straordinari e che insieme daremo vita a questo spettacolo che si intitola Una stanza viola, in cui racconteremo le emozioni che caratterizzano tutti quanti noi, quindi gli spettatori si potranno immergere e entrare insieme a noi in questa stanza e raccontare l'universo femminile e quello maschile insieme. Fatto di sfumature, fatto di amore, fatto di un messaggio, un senso forte di voglia di esserci nella nostra vita senza scuse, ma di vivere ogni sensazione, ogni emozione davvero per quella che è. Liberate le emozioni che sono dentro di voi senza nessuna remora, senza nessun limite. Assolutamente sì, io la uso molto spesso e volentieri, come si dice questa parola, perché io penso che le emozioni dentro di noi siano la cosa più importante. A volte i nostri limiti, a volte è anche quello che in alcuni casi ci è stato insegnato, non ci permette di tirarle fuori, di condividerle, di esprimerle. Io invece penso che questa sia una parte fondamentale della nostra vita che ancora a volte dobbiamo scoprire. Uno spettacolo fortemente voluto dalla Banca Mediolanum, rappresentata dal dottor Salvatore Carruba e da Marianna Grammatico. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Mediolanum Corporate University, che è il nostro ente di formazione interno, che chiaramente sottolinea quelle che sono le eccellenze nel mondo. E quindi Simona Azzori, avendo questo handicap, ha chiaramente delle qualità che non sono comuni. È un piacere per me aver avuto l'opportunità, grazie a Banca Mediolanum, di organizzare questo evento, perché da trapanese mi fa piacere avere questi personaggi di eccellenza e soprattutto tutto perché diventa anche l'occasione per condividere insieme a tante persone, clienti, non, momenti veramente di condivisione. Un evento a scopo benefico con un obiettivo chiaro. Una serata sicuramente importante perché abbiamo voluta, e grazie anche alla disponibilità da parte di questa protagonista, questa grande protagonista, potremo forse raggiungere un obiettivo che mi prefiggo io e il mio staff da alcuni anni, per l'acquisto di un mezzo adeguato a trasportare soggetti con handicap, soggetti disabili che frequentano il mio centro. Io da 2 anni ho avviato un centro diurno. Ha tutte le caratteristiche di un centro diurno, un centro però assolutamente privato, che viene frequentato da diversi soggetti, ragazzi, bambini, ragazzi non scolarizzati, ragazzi scolarizzati, giovani adulti ed anziani. Esibizione a Marsala al Museo Militare del Coro dei Poeti Cantori in occasione delle visite di primavera. Ecco, un coro che nasce dal connubio fra i poeti e i cantori. Sì, perché molti coristi sono anche poeti, molti poeti sono anche cantori e quindi in molte esibizioni si alternano le poesie con le canzoni. Abbiamo iniziato con l'inno nazionale e contemporaneamente l'avvocato Forti ha predisposto l'alzabandiera, il Vapensiero del Nabucco naturalmente, O soldato innamorato, anche l'inno a Roma che è stato richiesto espressamente dall'avvocato Forti, che è molto bello, e altri pezzi classici del nostro repertorio. Il coro è diretto dal maestro Mandalestra. Il coro è diretto dal maestro Mandalestra, che con grande attenzione, con molta pazienza, con molta competenza, ecco, sta portando avanti davvero un bel lavoro.
E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud alle 21 ed in replica alle 23 per Grand Hotel Speciale Amministrative Marsala. Antonella Lusseri intervisterà i candidati sindaco Vito Armato di Noi con Salvini e subito dopo il 5 Stelle Antonio Angileri. Come redazione vi lasciamo con l'edizione serale del nostro TG alle 19.40 e alle 22.40. Adesso la pubblicità, subito dopo Claudia Perrinello con la pagina sportiva, e tornate qui perché nella nostra seconda edizione parleremo del maxi sequestro da 13 milioni di euro. Buongiorno e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo la nostra edizione con il calcio. Seduta di allenamento pomeridiana oggi per il Trapani di Mister Cosmi, che si prepara alla sfida esterna di sabato contro lo Spezia. Intanto, ieri pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa il difensore granata Simone Rizzato, che ha parlato del Bari, del pubblico granata, del prossimo avversario lo Spezia, e ha anche rivolto un pensiero a Cristian Terlizzi. Ascoltiamolo. Io onestamente ho visto un Trapani che ha fatto una partenza, come ci capita spesso, positiva, con un grande possesso palla, abbiamo imposto il nostro gioco, magari siamo stati un po' meno cinici di altre volte e abbiamo concluso un po' meno, però questo forse è dovuto anche un po' di imprecisione da parte nostra nella rifinitura e magari un po' di cattiveria che non abbiamo avuto nell'attaccare la porta. Forse su questo dobbiamo migliorare, però sotto l'aspetto del gioco penso che abbiamo avuto un approccio giusto alla gara e fino al 22esimo, ne parlavamo oggi nello spogliatoio, avevamo il 76% di possesso palla, quindi questo è un dato positivo. Una cosa bella che è stata fatta a fine partita è che a fine partita ci siamo sentiti di andare sotto la curva. Ci sono dei momenti della stagione che l'orgoglio va messo da parte e penso che i tifosi l'abbiano capito e l'abbiamo capito anche noi, perché solo rimanendo tutti uniti fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata possiamo tirarci fuori da questa situazione. Noi speriamo di tirarci fuori prima, però dobbiamo sapere che ci si può salvare anche al 90esimo contro la Provercelli, e questo deve essere l'atteggiamento che ci deve portare da qui alla fine. Purtroppo affrontiamo una trasferta che, tanto diciamoci le cose come stanno, purtroppo quest'anno la trasferta è stato un po' il nostro pericolo, perché abbiamo ottenuto pochissimo. Sì, lo volevo dire dopo pensando a Cristian, non me lo so se non sono sentito, quindi purtroppo è stato così, però dobbiamo affrontarle, sappiamo che ogni partita ha una storia a sé. Abbiamo un'opportunità importante, perché in questo momento, come dicevo prima, i punti sono fondamentali per la sopravvivenza e dobbiamo solo pensare a sabato e a nessun'altra partita, perché ogni sabato ci può veramente cambiare le sorti del campionato. Cristian penso che per noi è un giocatore importante, purtroppo c'è stato l'infortunio. Lui è da più di 3 settimane che andava avanti con questo tendine, e che aveva dei problemi, però non è voluto mai mancare, e anche domenica ha giocato magari sapendo di non essere in condizioni ottime, però poi è successo quello che è successo. Penso che l'atteggiamento che ha avuto Cristian sia ad esempio per tutti noi che adesso scendiamo in campo. Lui non si è tirato indietro e adesso tocca a noi prenderci le nostre responsabilità. E la gara di sabato sarà una partita importante per entrambe le squadre alla ricerca di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. Ma vediamo i dettagli nel servizio. 6 chilometri al traguardo, per usare la metafora utilizzata dallo stesso sito internet dello Spezia Calcio. Il momento è decisivo per entrambe le squadre, che si affronteranno sabato alle 15 al picco di La Spezia. Da un lato infatti troviamo un Trapani che, se vuole rimanere nel campionato cadetto, ha bisogno di conquistare punti. Il pareggio al 94esimo contro il Bari ha sicuramente dimostrato come questi ragazzi ci credano fino alla fine. Il problema però riguarda gli uomini a disposizione di Mister Cosmi. L'infermeria granata è piena, oltre agli infortunati di lungo corso, Caldara, Vidanov, Citro e Lombardi, stagione finita anche per Terlizzi e Basso. Il primo per la rottura del tendine d'Achille, il secondo per la lesione distrattiva di secondo grado a carico del muscolo vasto intermedio della coscia destra.
In dubbio per la sfida di sabato anche l'attaccante Davis Curiale, che ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. E come se non bastassero gli infortuni, arrivano anche le squalifiche. A saltare Spezia Trapani sarà infatti anche il centrocampista granata Antonino Barillà, squalificato per un turno dal giudice sportivo. L'avversario è di quelli tosti in lotta per la griglia playoff, rinfrancato dal match di Bologna, dove, se l'appuntamento coi tre punti è stato ancora rimandato, si sono avute sensazioni positive, sia sul piano del gioco che della personalità. Proprio per questo, la società bianconera ha chiesto il supporto del pubblico, chiedendo di colorare e riempire lo stadio in ogni ordine di posto. Per questo tagliandi per tutti a prezzi ultraconvenienti. Intanto stamattina è iniziata la prevendita dei biglietti per la gara Trapani-Virtus-Lanciano, gara valevole per la 17esima giornata del girone di ritorno che si disputerà martedì 28 aprile alle 20.30 allo stadio provinciale. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Trapani Calcio e presso tutti i punti vendita autorizzati. E adesso passiamo al triathlon. Oltre 250 triatleti provenienti da 8 diverse nazioni hanno gareggiato domenica a San Vito Lo Capo nella gara Trapani-Mancino 113 organizzata dall'associazione Zona Cambio di Pietro Rallo. Vincitore Massimo Cigana. Vediamo il servizio con le interviste ai protagonisti. Ma ottime sensazioni, ho fatto veramente una gran bella gara oggi, il percorso era perfetto per le mie caratteristiche da ex ciclista. Ho preso la testa della gara già dopo 5 km e da lì mi sono messo sul mio passo, bello deciso, e sono sceso con già un bel vantaggio. Grazie a questo vantaggio poi a piedi ho corso abbastanza tranquillamente, mi sono gestito bene, ho vinto con un bel vantaggio, insomma. Come ti è parso il percorso di gara, sia la fase di nuoto che di bici che di corsa? Ma direi splendido, il mare è cristallino, è bellissimo. Il percorso bici è veramente impegnativo, non troppo, diciamo, non ci sono mai grosse pendenze, però bisogna avere gambe, dislivello è parecchio, è un triathlon molto completo, anche la corsa a piedi, poi 5 giri è molto spettacolare anche per noi, per il pubblico che guarda, e direi che meriterebbe qualcosa in più di questa gara rispetto a solo una gara del calendario nazionale, ma sicuramente meriterebbe magari qualche campionato di magari italiano, europeo, qualcosa di importante, perché è veramente un bel percorso. Questo era anche il nostro ultimo servizio, l'informazione sportiva ritorna nella prossima edizione. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Thank you.